Bene, noi abbiamo in diretta Federico Fadda, docente dell'IPSIA, referente per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Buongiorno, professor Fadda. Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori di Telegalileo, grazie. Allora, noi questa mattina siamo in diretta per parlare di una importante iniziativa che voi state promuovendo, un convegno che state organizzando. Ne vogliamo parlare? Di cosa tratterà questo convegno e a chi è rivolto soprattutto? Sì, è chiaro. Beh, purtroppo anche sulla scia dei gravi fatti che sono successi nei giorni scorsi riguardo alla bambina con i social, ma diciamo che questa tavola rotonda era già in cantiere da tempo e grazie, ecco, innanzitutto ci tenevo a ringraziare l'avvocato Iacuitto Rita, che è oltre a essere un ottimo professionista, ma è un'esperta appunto di problematiche giovanili, di violenza di genere, per cui insieme a lei e insieme al professor Canolla, che è il dirigente scolastico dell'Ipsia, ci è sembrato urgente, oltre che doveroso, da parte delle istituzioni e soprattutto da parte delle scuole, di comunque dare un segnale forte e chiaro di interessamento rispetto alle problematiche appunto giovanili che stanno emergendo sempre più con forza. Quindi di fatto noi a breve, speriamo che entro il mese di febbraio, dovremmo dar vita a questo convegno con l'intervento di diverse personalità. Ecco, ci sarà sicuramente, ha dato già il suo assenso, il noto giornalista conduttore del TG1 Francesco Giorgino, che oltretutto è anche docente alla LUIS, e il suo intervento sarà infatti mirato rispetto al linguaggio e alla comunicazione digitale, quindi il rapporto in questo caso dei giovani con i social. Oltre a Giorgino sarà presente anche la professoressa Maria Caterina Federici, che è il decano dell'Università di Perugia, direttrice del Dipartimento Socio-Pedagogico, oltre all'avvocato, come dicevamo, Iacuitto Rita, che darà il suo contributo rispetto anche all'aspetto normativo di eventuali fenomeni, ecco, di bullismo e violenza di genere. Quindi diciamo una tavola rotonda a 360 gradi che coinvolgerà in più passaggi diverse istituzioni, perché diciamo, noi l'abbiamo diviso in tre fasi successive, ravvicinate tra loro, dove appunto in questa prima fase si discuterà e approfondirà questa tematica con tutti gli esperti che abbiamo appena citato. Un secondo punto che coinvolgerà invece direttamente gli studenti superiori delle scuole superiori e delle scuole medie, chiaramente. Questo perché? Perché è un problema, sono delle problematiche che vengono da lontano, quindi bisogna intervenire e stringere i rapporti. Ecco, il dirigente scolastico, il professor Canolla, si sta muovendo già in tal senso per coinvolgere i suoi colleghi delle scuole medie e mettere in campo, fornire questo questionario anonimo in modo tale che si riesca ad avere un sondaggio molto preciso no? E puntuale rispetto alla problematica e attraverso dare la parola chiaramente ai giovani, perché di fondo bisogna riuscire a trovare la connessione, usando questo termine caro al mondo di internet, ma una connessione vera, un collegamento con i nostri giovani, perché di fondo il problema è quello, che non si riesce a trovare un canale di intesa, un canale di comunicazione che possa permettere all'adulto di capire veramente quali sono le aspettative e le problematiche che possono essere presenti, specialmente in un adolescente, e cercare di aiutarlo, quindi mettere in campo tutte le strategie per poter dare delle risposte. Quindi questo è il secondo, era il primo punto, rapidamente il secondo punto. Il terzo è quello invece di coinvolgere poi le autorità locali, quindi magistrati,
il Tribunale dei Minori, il Questore, il Prefetto e chiaramente anche esperti del settore medico, per poi riuscire a, attraverso anche il coinvolgimento degli attori, diciamo, istituzionali del territorio, a dare poi risposte ancora più attente e precise. Bene, allora noi vi auguriamo innanzitutto un buon lavoro, insomma siete nel pieno dell'organizzazione di questa iniziativa, quindi vi Sì. auguriamo un buon lavoro, vi ringraziamo ancora per quello che state facendo per i ragazzi e ci sentiamo presto. Ci proviamo, io ringrazio ancora, ecco, Radio Galileo che dà questa opportunità di dare voce soprattutto sulle problematiche, perché c'è necessità che si prenda coscienza tutti noi di ciò che ci sta accadendo attorno, specialmente riguardo ai nostri giovani, specialmente purtroppo in questo periodo di crisi dovuto al Covid, e quindi questo costringerli anche a stare all'interno delle case, togliere loro la socialità che è così importante, fondamentale, determinante nella fascia soprattutto adolescenziale e non solo, e quindi tutti insieme cercare e provare a dare delle risposte. Grazie ancora. Grazie, buon lavoro a Federico Buon Fadda. lavoro.